Sono arrivate tristi notizie sulla persecuzione della minoranza religiosa, i nostri fratelli Rohingya. Vorrei esprimere tutta la mia vicinanza a loro e tutti noi chiediamo al Signore di salvarli e suscitare uomini e donne di buona volontà in loro aiuto, che le diano i pieni diritti. Preghiamo anche per i fratelli Rohingya. একটু লাগে দেখেন Siamo al campo medico da lì e noi come il governo ci ha dato una zona che seguiamo 7.000 famiglie in questa zona di Rohingya e questo è il nostro campo medico dove quando facciamo il campo medico di solito 200-250 pazienti al giorno che seguiamo. Ci sono anche un team medical, diciamo, di 8 persone, e diamo anche la medicina, quindi vogliamo ringraziare soprattutto la diocesi di Trivento, soprattutto la Caritas, il direttore del Caritas, il Don Alberto Conti, che ringraziamo molto, e anche Rohingya, da parte di Rohingya tanti ringraziamenti. Tanti saluti da questa zona di Kutupalong, di Cox's Bazar. Quindi noi siamo molto contenti che amici italiani che ci danno una mano per questi nostri fratelli Rohingya. Cerchiamo di essere vicino, di dare un po' di solidarietà proprio a loro, ai nostri fratelli Rohingya e sorelle. E cerchiamo di essere vicino a questi nostri fratelli. Ringraziamo ancora Don Alberto Conti e la Caritas di Trivento. Vogliamo ringraziare il Vescovo di Trivento, il Monsignor Claudio Palumbo, per la sua grande attenzione per questa gente di Rohingya, che proprio sono gli ultimi della terra. Quindi ringraziamo molto il Vescovo Monsignor Claudio Palumbo.